Caro Presidente, cari colleghi, nel momento in cui sto per lasciare la Camera dei Deputati mi sia consentito di pronunciare qualche parola di commiato. Desidero innanzitutto rivolgere un ringraziamento affettuoso ai presidenti Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano che mi hanno onorato della loro amicizia e della loro fiducia. Il mio ringraziamento va naturalmente al Presidente Fini e, come ho scritto nella lettera, ai suoi predecessori, gli onorevoli Pivetti, Violante, Casini e Bertinotti, che lungo il mio mandato ho avuto l'onore di avere come Presidenti di questa Assemblea. Così come manifesto la più sincera gratitudine a tutti i colleghi parlamentari di questa legislatura e delle precedenti, con cui ho condiviso un'appassionante esperienza politica e umana. E un ringraziamento particolare ai deputati dei gruppi parlamentari del PDS, dei DS, dell'Ulivo, del PD, di cui ho fatto parte nell'arco di 5 legislature. E rivolgo un augurio di buon lavoro alla dottoressa Francesca Cilufo, che mi subentra nel seggio e che porterà in questa sede la ricchezza di un'esperienza professionale e politica che tutti i colleghi avranno modo di apprezzare. Lascio questa Camera in un momento difficile per il Paese e le sue istituzioni, e mentre il rapporto tra cittadini e politica conosce una nuova acuta criticità. Non sfugge a me, come ad ogni collega, quanto la democrazia rappresentativa sia sottoposta oggi, e non solo in Italia, a tensioni e passaggi critici. La globalizzazione muta anche il tempo e lo spazio dell'agire politico. Si riduce la esclusività delle sovranità nazionali a vantaggio di istituzioni sovranazionali e globali. E nella società del tempo reale e della comunicazione in presa diretta si è accelerata enormemente la domanda di decisioni rapide e tempestive, rispetto alle quali tempi e procedure parlamentari appaiono spesso lente e inutili. Mutazioni che hanno inciso e incidono ogni giorno sul funzionamento del Parlamento, sulla sua efficacia e agli occhi dei cittadini sulla sua utilità. Talché accade di pensare che se per avventura il Parlamento cessasse di esistere, una parte di opinione pubblica non ne avvertirebbe la mancanza. Anch'io, come tutti voi, vivo con fastidio e sofferenza la campagna antipolitica che spesso rappresenta in modo offensivo e caricaturale il Parlamento e l'attività dei parlamentari. Un'immagine che suona offensiva anche per migliaia di amministratori locali, di dirigenti politici di base e tanti cittadini che senza nulla chiedere dedicano ogni loro migliore energia al bene del Paese e dei loro concittadini. Chi come me e come tanti qui ha fatto della politica una scelta di vita, ispirata unicamente da passione civile e democratica, sa quanto lontana dal vero sia una rappresentazione della politica come affare, intrigo, interesse personale. Sostenere che ogni costo della politica sia infondato, illecito e dannoso per i cittadini è con tutta evidenza una demagogia, perché al pari di qualsiasi altra attività umana anche la politica ha dei costi. Ma proprio per questo la politica ha il dovere della sobrietà, dell'equità, del rigore e della trasparenza, valori in cui una società vuol riconoscersi e che invece troppo spesso in questi anni sono stati negati da comportamenti e modi di governo che sempre più spesso hanno mortificato l'interesse generale, il senso di comune appartenenza e la coesione sociale, il rispetto della legalità e l'uguaglianza dei cittadini. È lì la radice di quel diffuso malcontento e disagio popolare che oggi si manifesta in modo radicale e clamoroso, tanto più forte a fronte dei sacrifici che ai cittadini vengono richiesti. A nessuno sfugge che su questi sentimenti di sincera indignazione di molti si sovrappone una campagna alimentata e cavalcata da chi teme un cambiamento nella guida del Paese. E per sbarrarvi la strada punta con brutalità sulla destabilizzazione e la delegittimazione dei poteri democratici, a vantaggio di poteri assai più elitari e assai meno trasparenti, quando non pericolosamente opachi.
Il modo migliore per contrastare gli umori antipolitici non è volgere la testa dall'altra parte, ma mettersi in sintonia con il Paese, con la sua ansia e le sue paure, le sue speranze e le sue aspettative, e soprattutto dar corso a misure concrete, visibili, efficaci, che restituiscano sobrietà, credibilità e autorevolezza a istituzioni che oggi appaiono a troppi cittadini distanti e insensibili. Io resto convinto che un Parlamento debole è sinonimo di democrazia debole. E anzi, tanto più in un mondo più grande e più rapido, le funzioni di indirizzo, di legislazione, di controllo e di rappresentanza a cui il Parlamento assolve sono insostituibili. Ma perché i cittadini in esso si riconoscano, è necessario che il Parlamento, senza timidezze e incertezze, abbia la determinazione e la capacità di varare quella riforma di sé e dell'assetto istituzionale da troppi anni evocato, senza che mai se ne veda compiuta realizzazione. Caro Presidente, ho deciso di lasciare questo Parlamento per dedicare ogni mia energia alla guida di Torino, i cui cittadini mi hanno eletto sindaco. Un incarico di cui sento tutta la responsabilità, perché Torino è la mia città e per il ruolo che Torino ha rappresentato e rappresenta nella 150ennale storia unitaria di questo Paese, ma anche perché sono convinto che tanto più in tempi di federalismo la classe dirigente di una nazione non è costituita soltanto dalle funzioni dirigenti concentrate nella capitale. Governare una grande città, così come guidare grandi regioni, è compito altrettanto impegnativo e di responsabilità nazionale quanto lo è ricoprire incarichi istituzionali a Roma. E anzi penso, e per questo ho scelto di candidarmi a sindaco, che sia compito anche di chi, come me, ha ricoperto incarichi politici e di governo nazionali, misurarsi in prima persona con il governo di grandi realtà territoriali, le cui dinamiche economiche, sociali e istituzionali influiscono in misura crescente sui destini dell'intero Paese. E certamente l'esperienza accumulata in tanti anni di impegno parlamentare e di governo mi consentirà di affrontare con maggiore solidità le nuove sfide. E sono sicuro che lungo questo nuovo cammino potrò contare sulla vostra vicinanza e avrò molte occasioni di impegno con tutti voi. Con questi sentimenti rivolgo a lei, Presidente, a tutti i colleghi di ogni gruppo parlamentare, ai dirigenti e ai funzionari della Camera dei Deputati, un saluto affettuoso e di amicizia. Lo faccio con animo pervaso d'emozione. Faccio con animo pervaso d'emozione, ma con altrettanta serenità di aver compiuto una scelta giusta nell'interesse del Paese e della mia città. Grazie, onorevole Fassino. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Franceschini. Prego, Presidente. Presidente, mi sia consentito nel esprimere naturalmente il nostro voto favorevole all'accoglimento delle dimissioni dell'onorevole Fassino. Davvero qua, al di fuori delle formalità, di ringraziarlo a nome di tutti i parlamentari del Partito Democratico, di salutarlo nel momento in cui lascia quest'Aula, per tutti questi anni di lavoro in quest'Aula e per tutti questi lunghi anni di transizione, di cambiamenti politici, in cui, vorrei dirla così, Piero ci ha guidato anche quando noi eravamo in partiti diversi. Spesso, parlando di Fassino, si è citata la sua generosità, come se fosse una cosa anomala, strana,
in un mondo politico in cui sembrano altre le qualità che prevalgono. Io vorrei dire che quella categoria è sempre stata una categoria sbagliata. Si deve parlare di lungimiranza e di intelligenza politica. E tra tutti i passaggi del suo percorso in questi anni, io voglio citare il più importante, forse il più importante, e cioè quando lui da segretario dei Democratici di Sinistra, partito forte, radicato, elettoralmente forte, strutturalmente radicato, ha deciso insieme al suo partito di sciogliersi, insieme alla Margherita, ma di sciogliersi per confluire e dare vita al Partito Democratico. E l'ha fatto con una grande prova di intelligenza politica e, questa invece è una cosa rara, senza chiedere alcun ruolo di guida nel Partito Democratico, ma mettendosi dal giorno dopo a lavorare come si deve fare in una squadra a disposizione di un processo politico che non sarebbe andato avanti se lui non avesse fatto quella scelta. Le sue dimissioni da sindaco sono un'altra prova di questa lungimiranza, da deputato per fare il sindaco, sono un'altra prova della sua lungimiranza, della sua coerenza. Qui ci sono molti parlamentari che hanno un doppio o un triplo incarico. Noi abbiamo presentato una proposta di legge che chiederemo venga calendarizzata per introdurre un principio. Non sto facendo nessuna polemica. Per introdurre, colleghi, un principio, per cortesia. Per introdurre un principio molto semplice, e cioè che chi è componente di un'assemblea elettiva non sia componente di altre assemblee elettive o abbia altri ruoli di governo. Non ci dovrebbe essere bisogno di una legge, dovrebbe bastare l'etica, la coerenza, il rispetto degli elettori, esattamente quelle doti di cui ha dato prova anche con questo atto Piero Fassino.